Dopo la Coppa America e il Giro d'Italia internazionale femminile, il lungomare partenopeo darà il via anche all'edizione 2012 del campionato italiano di pallavolo. Il primo appuntamento sarà infatti quello di Napoli. Nel weekend, dal 6 all'8 luglio, la Rotonda Diaz ospiterà 4 campi in sabbia ed il Public Village. La carovana si sposterà a Pestum la settimana successiva per trasferirsi poi ad Ostia dal 20 al 22 luglio e disputare a Bibione dal 27 al 29 l'ultima gara. In uno scenario fantastico di iniziative sportive, di una competizione agonistica insieme ad eventi musicali, quindi molto bello, sarà secondo me un grande successo perché non si è mai visto appunto un campionato di pallavolo sulla spiaggia nel lungomare più bello del mondo. Continua questo filone, questo trend positivo al femminile, e la pallavolo ha anche un'altra caratteristica, cioè che anche a livello dirigenziale anche il management è molto femminile, e questo non può che ovviamente incontrare il mio personale favore. Sono 6 le tappe del campionato di beach volley del Monte che si disputeranno tra luglio e agosto, con una pausa durante i Giochi Olimpici di Londra. Il circuito tricolore toccherà 4 regioni, Campania, Lazio, Veneto e Abruzzo. Le 2 semifinali si disputeranno dopo le Olimpiadi. A Pescara, quella femminile, in programma il 18 e 19 agosto. La gara maschile si giocherà a Jesolo il 25 e 26. C'era questa possibilità di fare una manifestazione di beach volley sul lungomare di Napoli, io mi sono precipitato, sono sicuro che avrà successo e mi auguro e spero che non sarà sicuramente l'ultima, perciò una roba che diventa interessante, credo un'opportunità interessante anche per la città, per l'amministrazione, oltre che per la federazione. La lunga estate del beach volley italiano sarà caratterizzata anche dal circuito nazionale giovanile, che vedrà scendere in campo i migliori talenti nazionali under 20.